Riapre il sipario di Agerola sui sentieri degli dei, festival dell'alta costiera amalfitana, il cui nome prende spunto da uno dei percorsi di trekking più noti agli appassionati. Il sentiero degli dei, appunto, che partendo da una delle strade principali del comune di Agerola, offre fino a Positano meravigliose vedute a strapiombo sul mare. Teatro impegnato e passeggiate, musica e comicità, poesia e gustose specialità della zona, gli ingredienti che compongono il fitto cartellone di quest'anno. Fino al 31 agosto 50 appuntamenti divisi tra il suggestivo parco dell'ex colonia montana, lo storico palazzo a Campora, il nuovissimo centro polifunzionale. Luis Bacalov, Anna Buonaiuto, Roberto Vecchioni, Mariano Rigillo, Vincenzo Salemme, Rosaria Porcaro, Biagio Izzo, Simone Schettino, Isine Terra, Nino D'Angelo sono alcuni dei tanti ospiti attesi ad Agerola. La rassegna avrà inizio con la sfilata e un concerto della fanfara del 10° Battaglione dei Carabinieri. Da segnalare il concerto che si terrà nella notte tra il 14 e il 15 agosto sulla vetta del Monte Trecalli. Appuntamento alle 5 del mattino per aspettare l'alba in musica. Per informazioni www.agerolaonline.it.